Uelana! Oi! Bella, come stai? Come stai? No, benissimo, benissimo. Sono pronta a rimorchiare cosplayer, dai. Dai, dov'è la mia cosplayer? Rimorchiare cosplayer? Sì, voglio la mia cosplayer. Allora, innanzitutto facciamo un bel applauso a Vocalità. Grazie mille per essere qui oggi. È un onore averti qua. Come stai? Sto bene. Hai degli occhi, ti giuro, che pietrificano, guardi dentro l'anima, poi guardare in camera è una cosa che non fanno spesso gli streamer, quelli bravi, tu lo fai invece molto bene. Io lo faccio da sempre perché mi piace, a parte che lo sai che se guardi intensamente una persona per 2 minuti la persona si innamora? La sapevi sta roba? Quindi io guardo le persone intensamente così le convinco a fare sub, dovresti provarlo anche tu. Detto questo, bello, innamoriamoci tutti raga. Facciamo l'amore, non la guerra. Detto questo. Paolo. Dimmi pure. È finito tardissimo. Ah, grazie che mi hai dato 22-23, grazie mille. Okay. A parte 23-24, però vabbè. Cazzo sputi! sei la seconda oggi, brava. Ho fatto le 3 di notte. E mi sono detto, porca puttana, io domani devo stare da Paolo alle 11 di mattina, mi devo svegliare presto, poi non voglio sembrare che arrivo lì con gli occhi gonfi, che mi sono appena svegliata, mi sveglio prima, mi sono svegliata alle 7:30 del mattino. Ho fatto colazione, vado su Instagram, vedo alle 9 la tua storia, Instagram, che dice maratona dalle 14, con Diego Nasca, Vocalità, eccetera, eccetera, ho detto, aspetta, c'è qualcosa che non mi torna, c'è qualcosa che non... Allora, io ti spiego. Io sapevo che tu potevi confondere 11 con 11. Però ho anche pensato, io non voglio che Elena entri in questo circolo dove fa la sera tardi, si sveglia tardi e si fa cappa tutto lo sleep schedule. Quindi magari soffre un po' di più questo giorno, mi dà anche la colpa di vedere come il cattivo, però a lungo termine avrà una vita più sana, più salutare, si sveglierà sempre presto la mattina e sarà anche meglio di conseguenza. Ma quante stronzate riesci a dire in 5 secondi, Paolo? Qual è il tuo record? Credo 18. No, così flexavo gli addominali. Posso farlo anch'io? No, non credo. Sicuro? Non penso che tu abbia più addominali. Sicuro? Posso farti vedere? Ti ricordi? Noi ci siamo visti un anno fa quasi, dal vivo. E ti ricordi che cosa ti dissi? Ah, così ci siamo conosciuti. E comunque anche io faccio palestra. Dai, fammi vedere questa cazzata che non ci credo neanche per sbaglio. Ma sei enorme! Sembri Lean Beef, quella ragazza che... Ma che cazzo di muscoli c'hai? A parte che sesso. Vero? No, più su che c'è la tetta. C'è la tetta? Eh. Sicuro? Questo è il mio cosplay da Diego Nasca. Io pensavo di dover rimorchiare cosplayer. Mi sono fatta il cosplay da Diego Nasca. Dai, vediamo cosa è là sotto, baby. Ok, questo è il mio cosplay da Diego Nasca. Aspetta, perché voglio rimorchiare anche io le fiche. Posso avere la cosplayer poi io? La voglio pure io la mia. Ma tu sei bisex, giusto? Non mettiamo le etichette. Amica del web. Sì, amica di tutti. Aspetta. Cosplay di Diego Nasca. Non ho messo la cravatta, scusatemi. Ma posso farti una domanda? Ma non hai caldo? Mamma mia. Allora, io Elena pagherei per questo, tu me lo fai gratis. Sono magnanima. Pagherei per questo show minimo 130 euro. È quello che vale. Ma tu ne vale anche di più, Paolo. Poi il 22. Guarda, fammi vedere. Posso farti vedere? Sì, anche ci tengo particolarmente. Ti giuro, questa cosa mi ha fatto sesso. Vero? Ma poi è il mento che esce da quel collo che fa super strano. ma perché i colori non combaciano, eh? No, sembri proprio un mostro. Sembri uno di quei... Come si chiamano? Quei... Cyborg.
secondo te rimorchio più io o Diego Nasca? Così. No, così sembra che è un disturbo al petto, capito? Comunque Paolo, posso dirti una cosa? Cioè, ma tu che fai palestra da un anno, due anni, quello che è? Ma che cazzo te ne frega? Ma compravi, tipo, compravi sta a fare? Sei a posto. C'è anche quello con le braccia, se vuoi, quello costava un po' troppo. Ma questo è un po' citare la vita, no? È un po' come si fa il sintolo in vena. Capito, ma vabbè, c'è gente che si compra e mi piace su Instagram e c'è gente che si compra i pettorali finti. Cos'è meglio? I pettorali. Non ci ho nemmeno pensato. Cioè non devi manco photoshoppare le foto poi, capito? Mi dai la cosplayer? Me la devi dare così la cosplayer. No, posso stare, posso rimorchiare te se vuoi. No, no, Alessandra mi piace di più. Fra me e Alessandra preferisci Alessandra? Elena cosplayer. Fisicamente o caratterialmente? Tutto. Cioè, non per dire, però, cioè, mamma mia. Cioè, lasciatelo dire, ma... Non c'è paragone proprio. Però, vabbè. Ma perché, cioè, lei è capito? Cioè, lei è troppo superiore. Non è che sei tu che non... È lei che è troppo. Non ci vuoi? Anche perché, sai cosa? Sembri pazza. Sembro, infatti. Il bello è che sembro. Lo sono. Metti un po' di... No? Tensione. Tu lo sai, lo fai apposta. Io metto tensione. Ma che stai di fare? Non è vero. Ma che stai a dire? Perché? Con gli occhi. Te l'ho detto. È uno sguardo particolare, sì. Sai chi mi ricordi? Hai visto Fight Club? Sì. La ragazza. You met me at a very strange time in my life. Sì, sì, mi stai mettendo un po' in tensione. No, no, tranquillo. Ma il 3 ci vediamo a Milano? Quando? Il 3. Perché? Che succede il 3? C'è Diego Nasca che fa High School Musical. Non mi ha invitato Diego. Oh, Diego, che è? Va bene, mi imbuco. Gli faccio brutto, dico, oh Diego, che non mi ha invitato. Mi ha detto che tu non potevi venire perché eri una yandere. No, è una minchiata. Diego ti ha detto una minchiata. Vengo. Vengo e gliela faccio vedere io. Io penso di essere più figo, lo streamer più figo che rimorchia tutte. Ma gliela faccio vedere io. Arrivata io. È incredibile come un gesto così semplice come allargare la tua camicia sui tuoi capezzoli e metta così soggezione in quella timore. Ma è un... Cioè, dici che... Che poi... Vediamo se la chiudo, vediamo se esplode. Sai che a me è sempre piaciuto tipo i film dei... Sai che sono un po' nerd, no? Sono un po' gamer girl nerd. E i film della Marvel pure mi piacciono. E mi ha sempre fatto impressione vedere come etutine dei supereroi non... Sono super strette. Esplodano. Com'è? Stai provando a sfondarla? Sì. Cerca di sfondare di più il petto. Respira. No, regge. 10 euro da zero, ma regge. Oh, sti cazzi. Mi aspettavo un pep. Se sfondavi la camera era un big visual. Il bottone dritto là.